Scialbo 0-0 all'Aragona tra Vastese e Porto d'Ascoli, con il discorso playoff rimandato all'ultima di campionato. Nei biancorossi, solito 4-3-3 per mister D'Addario, ancora fuori Agnello al suo posto. Spazio a Sansone, nei marchigiani squalificato mister Ciampelli, in panchina va Bogliari, assenti Sensi e Rossi per squalifica. Ospiti che si schierano con un 4-5-1. Andiamo alla cronaca ad Aviogara, subito in avanti la Vastese con Alonzi al secondo, tiro telefonato e centrale dell'attaccante maglia numero 9. Al terzo, immediata risposta ospite con Verdesi che centra la traversa, ma a gioco fermo. Al dodicesimo, ancora marchigiani in avanti con una conclusione che non impensierisce di Rienzo. La risposta della Vastese arriva al diciannovesimo ed è affidata ad un colpo di testa di Capitan Di Filippo, attento testa che si fa trovare pronto. Al ventunesimo, Porto d'Ascoli vicinissimo al gol dopo uno stacco imperioso di Passalacqua, palla che va sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. La Vastese prova a spingere, al decimo Monza non riesce a controllare in area di rigore e la palla sfila sul fondo. Al diciassettesimo ci riprova il numero 11 con una conclusione da fuori, tiro telefonato e facile preda di testa. Al trentunesimo Stivaletta mette un traversone basso, Scafetta tenta l'anticipo sul primo palo e viene toccato da un difensore. Ecco il contatto al replay, proteste dei locali. Da qui a fine gara non succede altro, termina 0-0 all'Aragona, la Vastese sale a quota 50, il Porto d'Ascoli va a quota 49. La corsa a playoff si deciderà negli ultimi 90 minuti di campionato. Mister D'Addario, era difficile vincere contro una squadra chiusa così? Sì, era difficile vincere per la squadra, era difficile vincere perché qua veramente faceva caldo oggi. La terza partita consecutiva e abbiamo cambiato solamente un uomo rispetto a mercoledì, insomma tante situazioni che ci hanno penalizzato. Qualcosa abbiamo fatto, però poi eravamo veramente stanchi. Per la corsa playoff si deciderà tutto nell'ultima giornata? Ma queste sono cose così, insomma... Dobbiamo fare quest'altra partita contro il Nereto, che è una squadra che non ha nulla da perdere, ma che nelle ultime partite ha dimostrato di competere con tutti e quindi lo farà anche con noi. Direttore Traini, un risultato importantissimo è maturato qui all'Aragona, con questo pareggio siete matematicamente salvi? Sì, siamo felicissimi perché coroniamo un sogno, nel senso che il nostro obiettivo della salvezza mancava con questo campionato così combattuto, che la quota salvezza è arrivata altissima, bastava un punto sperando anche nei risultati degli altri campi e l'abbiamo ottenuto. Chiaramente oggi lo spettacolo non potevamo offrirlo, chiaramente perché per la posta in palio che era talmente alta, e come società siamo orgogliosi di tutto questo gruppo perché come primo anno in questo campionato da matricola abbiamo onorato il campionato dalla prima all'ultima partita e questi ragazzi sono magnifici. Io ringrazio tutti i ragazzi, tutto lo staff, e la società ha avuto questo premio di poter calcare ancora un altro anno questo campionato.